Buongiorno a tutti. Oggi con gli amici Caffè vogliamo ragionare insieme su un tema molto attuale e quindi il tema del debito e della crescita. Abbiamo visto nel nostro blog su WhatsApp molte sollecitazioni a riguardo, molti ragionamenti a riguardo e stiamo facendo adesso un esperimento, cioè un dialogo con gli amici del gruppo Caffè di WhatsApp su questo tema che ha due grossi pilastri: il tema del debito pubblico, sua sostenibilità, sua coerenza con le logiche economiche, macroeconomiche e quant'altro, e il debito privato, su cui c'è una certa emergenza di ordine prioritario perché con la pandemia è stato in gran parte congelato e adesso lo scongelamento di tutti i vincoli porterà a una raffica di esecuzioni e a una difficoltà sulle famiglie e sulle imprese più deboli. Io passo subito la parola a Roberto Scattarella per una sua illustrazione, ecco, anche dell'incipit di questa iniziativa di dialogo, ecco, perché comprendiamo benissimo tutti i vincoli che possa comportare il messaggiarsi su una chat di WhatsApp rispetto a temi abbastanza complessi, con molte caratteristiche, dove una stigmatizzazione. Buttare lì una frase ha poco sugo, però riteniamo che comunque la nostra comunità in WhatsApp sia molto utile, molto importante per confrontarci tra di noi, ma anche per consentire ad altri di arrivare alla figura di Federico Caffè e della cultura di cui è portatore, di cui noi siamo seguaci anche e soprattutto nel riassunto fatto dal manifesto. Ecco, il manifesto è il nostro punto di riferimento ed è un manifesto fatto da frasi di Federico Caffè intessute in una logica di approccio. A te, Roberto. No, devi attivare il microfono, perdonami. Allora, innanzitutto sono contento che ci vediamo perché, come diceva Alfonso, io seguo, diciamo, tutti i giorni il nostro blog e a parte, diciamo, il fatto che spesso confluiscono il blog altri temi, ma diciamo questo può succedere e va bene. Però, diciamo, la parte economica è quella che mi stimola di più perché in realtà le prese di posizione sono un misto, diciamo, tra una piena comprensione di alcuni problemi e di alcuni elementi che non sono chiari e quindi i nostri amici del blog lo percepiscono, e dall'altro invece una sovrapposizione di elementi di buonsenso che a volte sono distorsivi, e almeno distorsivi nel senso che non corrispondono diciamo, a un retroterra solido di riflessione. Diciamo come l'avrebbe fatta Caffè, quindi un terreno comune su cui lavorare. Il tema, diciamo, che avevo proposto era nato da interventi, mi pare, di Simona da un lato e, se ricordo bene, di beh, adesso non ricordo, vabbè, ma insomma, interventi che sostanzialmente si lamentavano da un lato del ruolo negativo o potenzialmente negativo della spesa pubblica, dall'altro erano preoccupati del ruolo del crescente indebitamento nello sviluppo, non solo italiano, ma dello sviluppo in generale, cogliendo in questo un elemento molto interessante. Allora, qual è la cosa che io voglio dire inizialmente, proprio quindi attaccandomi solo a questo tema? Diciamo, altri temi saranno sviluppati da altre persone. Brevissimamente, allora, partiamo dall'indebitamento, che è la cosa più. Allora, l'indebitamento in generale, io credo che sia uno dei problemi fondamentali che sta accompagnando una crescita malsana del sistema economico internazionale. Malsana da molti punti di vista, ma per il momento
diciamo, dimentichiamoci questa prima frase e invece soffermiamoci sulla seconda, perché in genere il fatto che sia un elemento malsano viene accompagnato con considerazioni che riguardano il debito pubblico. E quindi l'indebitamento pubblico è una componente malsana, è una componente malsana perché in linea di massima tutta la cultura degli ultimi 20 anni, 30 anni indica nel pubblico un'incapacità di scelte razionali fondamentalmente, se non di scelte prive di corruzione. Ovviamente si tratta pura fantasia, non c'è nulla che possa giustificare una cosa del genere, se non i fatti, ma i fatti ci dicono anche che anche la spesa privata ha le stesse caratteristiche, quindi come dire, ci secca di più che ciò che è pubblico sia fatto con le stesse logiche del sistema privato, ma sostanzialmente non è quello che differenzia il settore pubblico dal settore privato. Tutti e due i settori sono un misto di cose razionali e irrazionali, oppure di cose che hanno a che fare con processi di degrado del costume sociale, eccetera, eccetera. Quindi il problema non è quello, il problema è che la spesa pubblica viene presentata per motivi di interessi, quindi non per motivi tecnici, viene presentata come qualcosa di cattivo. Poi ritorneremo proprio alla fine su questo punto. Mentre la spesa del debito privato, quindi tutto ciò che è l'indebitamento privato, viene ignorato o considerato, come dire, un fatto fisiologico del sistema che, dal quale non può nascere quasi nessun problema perché il mercato è in grado di affrontare con soluzioni razionali tutti questi problemi. Ora, in realtà le cose non stanno così. La prima cosa su cui voglio, il primo elemento che voglio togliere dall'agenda della riflessione, quindi eliminare, la prima affermazione che voglio considerare infondata, cercare di dimostrare infondata, è quest'idea che quando aumentiamo il nostro debito pubblico stiamo scaricando sulle nuove generazioni, sulle generazioni successive alle nostre, i nostri problemi. Beh, questo è totalmente falso. Questo è totalmente, è una sciocchezza che ha il pregio di essere verosimile, ma non è nient'altro che una sciocchezza. Prima di tutto, perché è una sciocchezza, perché è evidente che se noi stessi, se ragioniamo a livello micro, possiamo spendere i soldi e mangiarceli, oppure possiamo comprare un oggetto che magari si rivaluta nel tempo, e quindi non creiamo un problema ai nostri figli o nipoti, ma come dire, li arricchiamo perché quando loro avranno questa cosa che noi abbiamo comprato, varrà di più di quello che l'ho comprato adesso. Quindi quest'idea già a livello micro è abbastanza debole, è un'idea. È una sciocchezza già abbastanza. Ma poi il problema è che il ragionamento invece non va fatto a livello micro, va fatto a livello macroeconomico, la logica micro non conta nulla, perché in mezzo ci stanno i moltiplicatori. E i moltiplicatori significa che se io spendo 100, qualcun altro, e la propensione al consumo è 0,10, ci sarà qualcun altro che prende i miei 100 e ne spenderà 90, quello che ha preso 90 ne spenderà 81, quello che ha preso 81 e via dicendo. Per cui alla fine la mia spesa pubblica di 100 si tradurrà, se il moltiplicatore, se la propensione al consumo è 10 e 0,10, si trasformerà in un aumento di domanda di 10 volte 100, perché il moltiplicatore è appunto 10 in questo caso. Quindi dire in questi casi quale sarà l'effetto sull'indebitamento dello Stato per una nuova spesa pubblica è molto difficile, dipende fondamentalmente dai moltiplicatori. E i moltiplicatori sono la chiave di tutto. I moltiplicatori sono influenzati da due cose fondamentalmente: dalla propensione a importare, quindi se io, sono un'azienda efficientissima, io finanzio un'azienda efficientissima che si compra, che fa siringhe a 1 euro, che produce siringhe a 1 euro. Dopodiché, questa azienda, grazie al mio acquisto, si fa profitti e il proprietario si compra una BMW. Beh, il moltiplicatore sarà bassissimo perché probabilmente quell'impresa che produce siringhe in Germania e perché i profitti vengono spesi in Germania, e quindi il moltiplicatore sarà bassissimo. Se io invece finanzio, se sono un amministratore di un'ASL meridionale che finanzia una piccola azienda locale inefficientissima, ma che produce siringhe a 3 euro. Questi 3 euro avranno un moltiplicatore altissimo perché probabilmente vanno a finanziare imprese piccolissime, quindi
redditi a bassissimi consumi, ad altissima propensione al consumo, e quindi un moltiplicatore estremamente alto. Quindi vedete, il discorso fra efficienza e macroeconomia è un discorso molto complesso che va, come dire, va analizzato caso per caso. In ogni caso, il punto di riferimento non deve essere né quello dell'efficienza né quello del, diciamo, spendere bene o spendere male. Quello che conta sono i moltiplicatori. Come l'aspetto fondamentale che qualifica una buona spesa pubblica da una cattiva spesa pubblica sono i moltiplicatori. Ovviamente nel lungo periodo finanziare malavitosi è cosa cattiva, e nel lungo periodo finanziare imprese decotte è cosa cattiva. Questo è indubbio, ma se ragioniamo in questi termini, anche questo vale anche, e logicamente vale ancora di più, nel sistema privato. Quindi, come dire, trascurerei questa argomentazione. Quindi spero, ma mi rendo conto che in pochi minuti è difficile convincere di una cosa che si è sedimentata, nel buon senso, spero che, diciamo, l'idea che fare spesa pubblica significa scaricare sulle nuove generazioni problemi attuali è totalmente sbagliata. Molto meno sbagliata è l'idea che se noi continuiamo a fare lavoro precario, e quindi gente che non può pagarsi, diciamo, le proprie pensioni future, in quel caso lì sì che stiamo scaricando problemi attuali sulle generazioni future, perché quelle generazioni non saranno in grado di garantirsi una pensione quando sarà il loro momento, e quindi ci sarà bisogno di un intervento pubblico che in qualche modo dovrà essere finanziato. Il fatto che le imprese oggi vogliono avere il massimo della libertà significa scaricare sulle nuove generazioni un problema attuale. Questo per togliere dall'agenda la questione della spesa pubblica e quindi dell'indebitamento pubblico. Sull'indebitamento privato e sull'indebitamento in generale invece la riflessione è molto molto più seria, e credo che questo sia uno degli argomenti su cui bisogna riflettere meglio. Perché? Perché il sistema, un sistema economico al centro la finanza, è un sistema che tende strutturalmente a moltiplicare le posizioni di credito e di debito. Lo fa strutturalmente. Perché? Ma perché la finanza vive diciamo, intermediando fra le posizioni di debito e di credito, e quindi è interessata a che, diciamo, aumentino il più possibile sia le posizioni di debito sia le posizioni di credito. Quindi questo è un fatto nuovo, ed è un fatto nuovo che ha molte implicazioni. La prima di queste è che la finanza non è interessata a un'alta propensione al consumo, è interessata a un'altra propensione al risparmio, e quindi vuol dire che la finanza preferisce una distribuzione del reddito diseguale piuttosto che una distribuzione del reddito egualitaria, proprio per sua struttura. Allora lei ha bisogno di risparmi, e i risparmi non li fanno i poveracci, li fanno quelli coi soldi, e quindi è, diciamo, è un gruppo, diciamo, sociale, una parte dell'apparato economico che è interessata ha una cattiva distribuzione del reddito. E questo è un dato importante, non possiamo dimenticarci, è un dato strutturale di un'economia finanziarizzata. Il secondo elemento è che aumentare le posizioni debitorie e creditorie, per motivi diversi, io, diciamo, parlo solo dell'ultimo, ma ci sono studi molto seri su questo, aumenta l'instabilità potenziale del sistema. Non c'è bisogno, dico solo l'autore che se ne è occupata di più, Minsky. Ma al di là dell'analisi di Minsky, che, diciamo, non fanno altro che ricordarci che un sistema finanziarizzato è tendenzialmente instabile e quindi pericoloso dal punto di vista della gestione della sua stabilità, c'è un altro fatto che ci può far capire quanto questo sistema sia pericoloso. Allora, prendiamo il caso. Guardiamo adesso proprio le cose che stanno succedendo in questi giorni. Così partiamo da questo per capire come il sistema è tendenzialmente di una instabilità ingovernabile. Quello che sta succedendo in questi ultimi 20 giorni, un mese, due mesi, è che ci troviamo per la prima volta dopo 20 anni con tassi di interesse negativi. Cioè, quello che sta succedendo è che
nonostante che si parla del mercato, il mercato non sta facendo affatto il mercato, perché se no di fronte all'inflazione al 4-5% farebbe automaticamente alzare i tassi di interesse, invece non aumentano perché non è un mercato, perché ovviamente le banche centrali stanno intervenendo. Ma questo fatto di per sé stesso è un elemento che genera una serie di impatti a catena sui quali non ci si riflette ancora, o almeno ancora non si è riflettuto in maniera seria. Allora, se c'è una situazione in cui il tasso di rendimento dei titoli, del debito pubblico, dei titoli in generale, è negativo, bene, cosa significa questo? Significa che gli attivi di tutte le imprese finanziarie si troveranno in grosse difficoltà. O meglio, le imprese finanziarie dovranno giustificare il fatto, presto o tardi che si realizzerà, che ci sarà un aumento del, diciamo, del tasso di interesse, sia pure minimo, e un abbassamento del corso del titolo. E quindi un abbassamento del corso del titolo implica automaticamente un peggioramento dello stato patrimoniale delle imprese, di tutte le imprese che hanno attività finanziarie, diciamo, a reddito fisso del patrimonio, cioè un mondo enorme, estesissimo. Ora, cosa significa questo? Significa che queste imprese come potranno compensare queste perdite nel breve periodo? Perché ovviamente queste imprese hanno un orizzonte temporale, diciamo, per mantenere, diciamo, il proprio ruolo sul mercato, essere appetibili sul mercato del giorno per giorno, qualcosa del genere. Quindi loro dovranno correggere quello che sarà ineluttabile, cioè che è legato all'aumento dei tassi di interesse, che presto o tardi ci sarà, dovranno correggerlo come? Evidentemente usando il resto dei soldi del loro patrimonio in maniera più, virgolette, rischiosa o più rapinatrice. Non c'è molta alternativa, se no perdono rating e le aziende finanziarie non possono permettersi di perdere rating. Quindi quello che mi aspetto è che il semplice fatto che i tassi di interesse presto o tardi saliranno, ormai tutti negli Stati Uniti stanno cominciando a salire, ma saliranno nel 2023 anche in Europa, si suppone. Beh, il semplice fatto che questo stia avvenendo, perché già alcune imprese stanno anticipando questo, alcuni sui mercati si stanno anticipando questo, cambierà una strategia dei sistemi di tutte le imprese finanziarizzate che cambierà e tenderà ad aumentare la componente di investimento rischioso rispetto all'investimento stabile, che è quello lì, tra virgolette, in titoli pubblici, titoli del debito pubblico. Quindi anche questo, vedete, basta questa piccola cosa per far aumentare enormemente l'attitudine a rischio di queste imprese, perché è nella loro natura. Loro non possono rispondere in questo modo. Ecco, questo solo per dire che il sistema finanziario è un sistema non solo molto più rischioso perché è strutturalmente tale, ma è molto più rischioso perché aumentando le posizioni di debito e di credito, ovviamente si coinvolgono sempre più personaggi deboli, persone deboli, perché se tu vuoi allargare, prima attivi, diciamo, le posizioni sicure, poi quelle meno sicure, poi sempre meno sicure, man mano che si allarga il rischio sistemico aumenta. Ma in più ogni piccola variazione, come quella che si è verificata nei prezzi e nei tassi di interesse, comporta nuove assunzioni di rischio e una moltiplicazione dei rischi che presto o tardi, con i quali presto o tardi dovremo fare i conti. Ecco, questo era l'elemento che mi pareva cogliere in alcuni degli interventi che avevo letto, cioè questo senso di percezione di questa instabilità che è legata a questo processo di indebitamento dei sistemi economici. E questa è vera, mentre quella diciamo, sul debito pubblico è inventata, ed è inventata ad arte perché ci sono interessi che vanno in quella direzione, e questa dell'instabilità del sistema complessivo, in particolare di quello privato, se ne parla pochissimo, mentre invece ci sarebbe bisogno di grande riflessione. L'ultima annotazione, perché il debito pubblico accattiva stampa? Ma per quello che sta, anche in questo caso, quello che sta succedendo adesso, se voi vi guardate intorno, leggete sempre più spesso sui giornali, le imprese non trovano lavoro. Eppure abbiamo il 9,3% di disoccupazione. Perché non trovano lavoro? Perché non trovano lavoro a questi salari. Troverebbero lavoro se pagassero salari diversi, se offrissero, diciamo, un lavoro un po' più, diciamo, meglio pagato, più stabile. Avete visto che tutta l'occupazione è di nuovo precaria. Beh, se questo è vero, significa semplicemente che nei prossimi mesi il sistema economico, la parte forte del sistema economico, chiederà manovre restrittive, perché se no
diciamo, i rapporti di forza sociali cambiano, perché la spesa pubblica, quando è forte, cambia i rapporti sociali di forza. E quindi, diciamo, nel sistema, nel modello di crescita attuale, è indispensabile una bassa spesa pubblica per mantenere debole la componente lavoro del sistema economico. Ecco, questa è l'ultima cosa che volevo dire. Basta. Non... Grazie, grazie mille Roberto di questa introduzione. Io passerei subito la parola a Dino Crivellari per fare proprio il contrapposto tra la questione pubblica e privata, e nella questione privata il grande debito della parte più debole della società, cioè di imprese e famiglie molto colpite dalla pandemia, e anche in un sistema economico che ha sofferto molto negli ultimi anni, vedrà addosso tutti i debiti, tutti in un botto. Te, Dino. L'eccellente spiegazione di Roberto Schiattarella, come al solito, è estremamente stimolante, non c'è niente da fare. È lucida, è chiara, inequivocabile, e che fa un po' giustizia di tanti discorsi che si fanno al bar, ma purtroppo i discorsi che si fanno al bar sono quelli che poi influenzano le decisioni politiche, quindi non possiamo sottovalutarli, no? Perché creano l'opinione pubblica, creano le cose su cui poi i politici prendono le decisioni, perché cercano il consenso e quindi non va mai contro quello che si dice al bar. E purtroppo però la situazione è quella di cui ha parlato Roberto Schiattarella, e per quanto riguarda il debito privato è, se volete, per certi versi peggiore. Mi sono segnato, Alfonso mi ha coinvolto un po' di corsa, per cui no, non ho avuto il tempo di fare di prendere molti dati, però mi sono segnato dei dati che volevo condividere con voi. Nel 2007 il totale dell'attivo creditizio delle banche era di circa 1.500 miliardi, 1.492 miliardi. Di questi 76 miliardi erano non performing, cioè crediti cattivi. Nel 2021 il totale dell'attivo creditizio delle banche è sceso a 1.309 miliardi. Di questi 87 erano crediti cattivi. Però attenzione, questo dato è sbagliato, perché a questi crediti delle banche bisogna aggiungersi circa 260 miliardi di crediti non performing ceduti ai fondi di investimento attraverso l'operazione di capitalizzazione, il che significa che il credito totale creditizio delle banche è di circa 2.000 miliardi, 1.969 miliardi. Cosa significa questo? Che il meccanismo di finanziamento delle banche è un meccanismo in peggioramento dal punto di vista dell'efficienza. Cioè le banche che appunto nel 2007, all'inizio della crisi, finanziavano per 1.500 miliardi un sistema che produceva, mi pare, un PIL ai tempi intorno ai 1.500 miliardi. Adesso vado a memoria, ma non ho i dati sotto mano. Adesso la situazione è peggiorata. Cosa significa? Qual è la cosa che io deduco da questo? Che l'accentuarsi del bisogno di indebitamento delle imprese dovuto al progressivo allontanamento della spesa pubblica dagli interventi necessari per sostenere l'economia ha prodotto inevitabilmente un peggioramento della situazione finanziaria delle imprese private. Tant'è che appunto, passando attraverso il nostro sistema bancocentristico e quindi l'utilizzo essenzialmente delle banche come fonti di finanziamento, si è creata una situazione di, non di stabilità, ma di peggioramento, che vedremo probabilmente peggiorare nei prossimi mesi, se non nei prossimi pochi anni, a seguito delle conseguenze che la pandemia scaricherà definitivamente. Ora,
Noi sappiamo che l'Italia è un paese dove il debito privato è piuttosto basso, siamo nell'ordine del 35-40% del PIL contro il 250 dei paesi cosiddetti diciamo, attenti alla spesa pubblica, che sono per esempio l'Olanda, ma anche l'Inghilterra, gli Stati Uniti, anche di più, eccetera. Quindi noi abbiamo un sistema dove l'economia reale, e in particolare le famiglie, sono molto attente ad evitare di indebitarsi oltre le loro proprie possibilità. Detto questo, però, siccome l'economia reale ha bisogno comunque del sostegno finanziario, perché l'effetto leva è indispensabile in qualunque sistema produttivo, se le banche arretrano da questo punto di vista, e stanno arretrando perché tutta la normativa, la regolamentazione che in particolare l'Europa ha prodotto in questi ultimi 12-13 anni è orientata alla debancarizzazione, alla disintermediazione del sistema bancario. Questo significa che l'indebitamento dovrà essere necessariamente, bisognerà ricorrere per ottenere un indebitamento sufficiente a mandare avanti l'economia, a quelli che banche non sono, cioè alle organizzazioni che per loro natura sono speculative, come diceva appunto poco fa Roberto Schiattarella. Quindi significa che c'è uno spostamento, e noi lo vediamo già nel nostro sistema, dove appunto 260 miliardi sono già di crediti, chiamiamoli cattivi, ma poi cattivo è un'aggettivazione relativistica, perché dipende da quali sono le regole a cui le banche devono essere tenute, che le banche sono tenute a rispettare per stabilire se un credito è più o meno buono. Poi c'è l'azienda che va in fallimento, ma quella andava in fallimento prima, va in fallimento dopo. Il problema vero è che noi non abbiamo, la maggior parte di questi crediti non performi, non sono aziende fallite, sono aziende in difficoltà finanziaria essenzialmente, sono aziende che, se avessero avuto più tempo e più respiro dal punto di vista delle fonti finanziarie disponibili, probabilmente non sarebbero in condizioni di difficoltà. Detto questo, poi le condizioni di difficoltà che derivano dall'economia complessivamente difficile, restano, ma non è detto che debbano essere affrontate buttando via il bambino con l'acqua sporca, come stiamo facendo noi. C'è un altro punto su cui mi stimola il discorso di Roberto Schiattarella, quello che dice che in fin dei conti la speculazione finanziaria ha bisogno di risparmiatori, cioè ha bisogno di soggetti che hanno un reddito superiore alla loro capacità di spesa, alla loro attitudine a spendere, no? E questo, secondo me, è stata un'occasione persa, quella che negli ultimi provvedimenti governativi relativi alle modifiche della curva della tassazione, si è fatta un'operazione che avrebbe potuto essere fatta meglio, cioè avremmo potuto ragionare non tanto sull'eliminazione di uno scaglione con oltretutto degli effetti che non sembrano neanche così equilibrati e così, a mio avviso, neanche assennati, perché avremmo dovuto invece spostare gli scaglioni in avanti e fare in modo che coloro che hanno un reddito più alto avessero una tassazione maggiore di quella che hanno in questo momento, no? Perché l'aliquota massima è un'aliquota che per certi versi è troppo bassa rispetto a dei livelli di reddito elevati come sono quelli che sono il frutto della concentrazione della ricchezza. Questo addirittura lo dicono anche gli americani, insomma, sappiamo che qualche battuta è uscita anche da personaggi famosi per il loro spirito speculativo, quando dicevano che venivano tassati meno delle loro segretarie. Questo è stato un errore, a mio avviso, perché cosa succede quando un soggetto che ha un reddito molto elevato ha una tassazione relativamente modesta? Che naturalmente aumenta la sua quota di risparmio. Aumentando la sua quota di risparmio, non può che trasferire questo risparmio dentro il sistema finanziario, che era un po' quello che diceva, credo, Roberto prima. E cioè, alimentando i fondi sostanzialmente, fa in modo che i fondi siano ulteriormente pressati a cercare di
fare degli investimenti oltretutto a rischio crescente e quindi con una prospettiva, come al solito la vedremo nel giro di qualche tempo, io me l'aspetto, adesso non ho nessuna capacità di valutare come e quando, che potrebbe riproporre una crisi finanziaria dovuta allo scoppio di una bolla. Tornando al debito privato, che cosa succede? Che nella nostra situazione, parlo in particolare della situazione italiana, noi stiamo vedendo un grandissimo rischio. Io questo ne parlavo l'altro giorno anche con Alfonso, ma perché ho degli elementi, diciamo, di ambiente che mi derivano, cioè il rischio che, per esempio, gran parte dei fondi del PNRR potrebbero non essere destinati alle imprese italiane per un motivo molto semplice, perché siccome per poter svolgere determinate attività di impresa bisogna avere comunque il supporto delle banche, molte imprese italiane sono in una condizione di rating tale da non riuscire ad essere concorrenziali rispetto ad altre imprese europee dello stesso settore. Questo comporta che probabilmente in una gara pubblica, quando si dovrà andare a decidere chi parteciperà alla gara per il ponte di non so dove, è più probabile che vinca quella gara un'impresa tedesca perché è supportata da banche italiane che ne possono supportare il rating dal punto di vista creditizio, perché invece la omologa impresa italiana ha un rating creditizio più basso, il che sarebbe veramente uno schiaffo, perché noi ci stiamo indebitando per un numero enorme di miliardi, con il rischio che questo indebitamento, che diventa poi alla fine un indebitamento privato, va a favore addirittura dei nostri concorrenti, il che è ridicolo più che drammatico, insomma, no? Però se mettiamo insieme tutti gli elementi per cui le banche non possono, sono legate a dei vincoli dal punto di vista dei criteri di erogazione, che sono sempre più rigidi. Recentemente sono uscite delle norme, si chiamano LOM, che è una linea guida per l'erogazione del credito, che apparentemente sono delle buone prassi del buon banchiere che gestisce in maniera sana, equilibrata e prudente la sua banca. Li potremmo trovare in qualsiasi manuale di tecnica bancaria anche di 30 anni fa. Peccato che queste norme hanno un difetto: lasciano pochissimo spazio al banchiere nella determinazione del rischio creditizio e impongono dei meccanismi standardizzati di comportamento delle banche che porteranno sicuramente a un peggioramento della capacità delle imprese italiane di indebitarsi sul sistema bancario, perché le banche non potranno seguirle, essendo in queste imprese in una condizione peggiore rispetto ad imprese di altri paesi che hanno migliore condizione di rating rispetto a quelle italiane. Ora, che cosa può comportare questo? Può comportare che c'è un fenomeno che a mio avviso bisogna cominciare a comprenderlo, e cioè c'è un tentativo da parte dei regulator, probabilmente è una filosofia proprio che si sta portando avanti, che è quella di dire: siccome le banche sono dei soggetti estremamente fragili, mettiamo le banche in condizione di poter fare meno danni possibile al sistema, facendole lavorare il meno possibile. Questo però apre la strada alla necessità che le imprese vengano finanziate da soggetti che non sono banche e che, essendo soggetti che hanno invece grandi liquidità, almeno apparentemente, poi bisogna vedere, avere liquidità non vuol dire che non salta il coperchio, perché se poi la liquidità la investi male e gli investimenti vanno a finire a carte 48, anche quegli enormi fondi pieni di titoli che non sappiamo neanche quali siano e dove siano, rischiano di diventare un problema invece che una soluzione. Però il tentativo, a mio avviso, è di spostare il supporto nei confronti dell'economia reale dal sistema bancario, che in fin dei conti è un sistema molto interessato all'andamento dell'economia di quel territorio, di quel paese, di quel settore, eccetera, perché è intrinsecamente coinvolto
nell'attività di quel territorio verso dei soggetti che sono molto più lontani invece dagli interessi, anche se volete sociopolitici, di quel territorio, e che potrebbero essere dei soggetti con una rischiosissima capacità di intervenire, distraendo quei valori e quella ricchezza che nel nostro paese è costituita essenzialmente, per esempio, da piccole e medie imprese, verso soluzioni che poi noi non potremo controllare politicamente. Ecco, allora, e qui vado a chiudere almeno per il momento, io credo che dobbiamo incominciare a porci un problema legato al fatto che se l'operazione di debancarizzazione, di disintermediazione delle banche dovesse procedere a favore di soggetti non bancari, che sono ormai i soggetti più liquidi che sono sul sistema, noi potremmo doverci porre il problema di chi tutelerà il patrimonio e la ricchezza, quindi, del nostro paese, visto che per il momento il sistema politico mi sembra ben poco attrezzato anche solo per comprendere questo tipo di fenomeno. Mi fermo qui per il momento, Alfonso. Grazie, grazie mille Roberto. Io passerei la parola a Enrico D'Elia per una sua riflessione, invitando comunque tutti a intervenire, alzare la mano, ed è l'obiettivo di questo incontro. A te, Enrico. Ciao a tutti intanto e buon anno. Dunque, io avevo preparato tre slide che inviterei Alfonso a proiettare, perché non credo di poterlo fare dal mio telefono. Me le mandate in cortesia via mail? Te lo mandate sulla mail. Ok, adesso vado a ripescarle. Vorrei aggiungere solo poche parole a quello che ha detto Roberto a proposito del debito pubblico. Il debito pubblico indubbiamente costituisce un problema, se volete, meno importante di quello privato, tra un po' lo vedremo, tra l'altro, soprattutto in un paese come l'Italia, ma ha un difetto grosso che Roberto forse ha trascurato, e che è questo. Allora, col debito pubblico si pompano risorse dalla totalità dei contribuenti verso quelli che possiedono titoli pubblici. Il costo del debito pubblico in un paese come l'Italia è pressappoco il 5-6% del bilancio pubblico totale. Il che significa che quando io pago il 22% di IVA su qualche cosa, un ventesimo, quindi più o meno un punto virgola uno di quel prezzo va a persone presumibilmente molto più ricche di me, che incassano a persone e a istituzioni che incassano gli interessi sul debito emesso dal nostro Stato. Allora, vedo che già c'è una slide. Allora, questa è la slide che non so cosa è successo. Eccoti. In rosso è l'Italia, vedete che c'è un livello strabordante, superato soltanto da Grecia e Giappone, mentre i paesi cosiddetti frugali, tipo Danimarca, Olanda, Germania, eccetera, hanno un debito pubblico su PIL che è più o meno la metà del nostro. Se andiamo alla seconda slide, invece, che è quella che raramente si mostra, allora questa è la somma del debito delle imprese e delle famiglie messe assieme. E qui vediamo che la striscetta rossa, che è sempre quella dell'Italia, è tra le più basse all'interno dell'OCSE. Questo significa che è vero che avremo anche un debito pubblico particolarmente elevato rispetto ad altri paesi, ma questo debito ha fatto sì che imprese e famiglie si indebitassero poco. Ora, come è stato detto da altri, il problema... Se mi lasci quella va benissimo, quella precedente. Allora, il problema del debito è che mentre quello pubblico è ben garantito da un'istituzione che si chiama Stato, che è ragionevolmente solida,
e soprattutto è detenuta da è nei confronti un debito nei confronti di un ente unico, quindi particolarmente robusto. Il debito privato è verso singole famiglie e singole imprese, e quindi è molto più rischioso. Allora, questo significa che in caso di crisi, mentre l'Italia, che è una situazione, come vedete, di famiglie e imprese poco indebitate, potrebbe resistere meglio a eventuali shock, paesi che normalmente vengono considerati solidissimi, tipo Irlanda, Norvegia, Danimarca, Olanda, Svezia, e che hanno un debito di famiglia e impresa sul PIL che va dal 300% al 450% e più, sono molto più a rischio di noi. Ora, se andiamo nell'ultima slide, se Alfonso la fa scorrere, ecco, allora, questa qui è un grafico che raramente viene mostrato e che fa vedere qual è l'indebitamento totale di un paese. Allora, noi siamo sempre la barretta rossa e siamo più o meno su livelli, non pretendo che voi leggiate la scala evidentemente, ma su livelli che sfiorano il 600% del PIL, e ci confrontiamo con paesi tipo l'Irlanda, l'Olanda, il Giappone e la Gran Bretagna, che superano abbondantemente 10 volte il PIL. Ora, io non credo che il rapporto tra debito e PIL sia particolarmente critico per definire una situazione di rischio, ma certo, quando un debito raggiunge queste dimensioni, qualche problema ci potrebbe essere, ecco, soprattutto in caso di crisi. Ancora una volta l'Italia, da questo punto di vista, è ragionevolmente al sicuro. Ora, cosa c'è sotto questo grosso che vedete nelle barrette nere, che è il debito del settore finanziario, quindi banche assicurate. Significa che, come ha detto Roberto, è una piattaforma abbastanza fragile per poter costruire qualsiasi attività economica. Ora, c'è un punto su cui, devo dire, non mi trovo particolarmente d'accordo con Roberto, ed è il fatto che le imprese finanziarie abbiano bisogno di qualcuno che risparmi. In realtà le banche riescono a creare moneta bancaria attraverso il sistema del moltiplicatore bancario, e in questo momento devo dire che la loro attenzione verso i comuni risparmiatori è bassissima, anche perché riescono a finanziarsi presso le banche centrali a condizioni assolutamente mai conosciute nella storia, credo. Tanto è vero che molte banche cercano di scaricare clienti che hanno un saldo sul conto corrente un po' troppo elevato. C'è un pezzettino di un film, peraltro pessimo, che illustra molto meglio di molte parole questo aspetto. Se Roberto riesce a inviarlo, bene, altrimenti insomma ve lo riassumo. Ecco qui. Dobbiamo aspettare qualche secondo perché il succo è verso la fine. Fine di Skarsen sta perseguendo. È quello di fare dell'IBBC l'unico broker delle armi leggere cinesi vendute nel terzo mondo. Questo è un personaggio particolarmente cattivo, evidentemente, che parla a nome di una banca e si occupa di traffico d'armi, ma il succo è alla fine. Non ci può essere tanto guadagno per lui. No, figuriamoci se mirano a guadagnare dalla vendita di armi. Mirano al controllo. Controllo del flusso di armi, controllo del conflitto. No, la BBC è una banca. Il loro obiettivo non è il controllo del conflitto, è il controllo del debito che il conflitto produce. Vedete, il grande valore di un conflitto, il vero valore,
sta nel debito che genera. Se controlli il debito, controlli tutto quanto. Chiarissimo. Allora, credo che il Barbareschi sia stato molto più chiaro di quanto potessi essere io. Il succo del discorso è che in realtà quello di cui hanno bisogno effettivamente le banche è avere grossi squilibri nelle posizioni finanziarie dei soggetti con cui trattano. Lì si parla chiaramente di un caso estremo, che è di un conflitto armato tra fazioni, ma è sufficiente trovare un paese in cui le imprese siano particolarmente male o le famiglie siano particolarmente indebitate e vedete bene che a quel punto la banca raggiunge tutti i suoi obiettivi. Io avrei finito, grazie. Grazie, grazie Enrico e grazie per lo stimolo. Se sostituiamo questo affarista con l'andrangheta, mi sembra che la logica sia identica. Mario Tiberi, ti passerei la parola adesso. Mario? Ci sei, Mario? Sì, pronto. Prego, accendi un po' il video perché sennò non ti riesco a mettere in evidenza. Eccoti, a te Mario, per una tua riflessione in merito alle discussioni, oltre anche questa, quello che abbiamo, come dire, discusso anche in chat. A te. No, si è messa troppa carne al fuoco e francamente io stesso riesco a seguire con difficoltà, perché si era partiti con... soprattutto con l'idea del debito pubblico e poi invece adesso è stato inserito il debito privato. Beh, dunque, voglio dire, io mentre parlava Roberto si accennava ai problemi di instabilità che possono derivare dal debito pubblico, io probabilmente la crisi del 2007, dove l'evento scatenante della crisi del 2007 è stato, come dire, una situazione di squilibrio si è creata nel mondo del debito privato. Qualcuno ricorderà, insomma, c'era questo indebitamento eccezionale delle banche americane, che hanno fatto prestiti così molto generosi anche a persone così, insomma, non troppo. Scusate, a persone non troppo come dire, affidabili, non perché disoneste, semplicemente perché erano persone che guadagnavano relativamente poco per poter servire il debito, e nel momento in cui gli interessi sono saliti per ragioni così generali di mercato, si è creato quella situazione di indebitamento che i privati riuscivano a fronteggiare, e questo è stato un po' uno degli elementi che hanno dato luogo a quell'incendio finanziario, insomma, che abbiamo avuto nel 2007 e 2008. Insomma. Perché volevo fare questo esempio? Per dire che una crisi finanziaria può scaturire sia da situazioni di squilibrio generata dal settore privato, sia da uno squilibrio generato dal settore pubblico. Per quanto riguarda il settore pubblico, è bene dire questo in maniera molto netta, che non c'è, Enrico accennava un po' alla fine, non c'è un rapporto debito reddito al di là del quale scatta sicuramente la crisi finanziaria. Non così esiste ormai la documentazione storica straordinaria su questo punto, per cui sono state situazioni di debito anche molto più elevate di quello, sempre c'è il debito pubblico italiano, e sono state così
rete hanno solo gli stati hanno sopravvissuto a quel tipo di situazione, perché non si sono manifestati altri elementi di crisi che magari appunto possono far esplodere, mettere in serie difficoltà di un sistema economico. Questo che vuol dire? Vuol dire che uno con disinvoltura può accumulare debito? No, certamente no, perché è sempre un elemento, come dire, che si amplia in maniera crescente, qualche elemento di precarietà lo inserisce all'interno del sistema economico, insomma. Però il punto fondamentale, insomma, rispetto all'andamento del debito è quello se, come dire, si mette in movimento anche un possibile processo di risanamento di questo debito, insomma, no? Avete sentito più volte Presidente Draghi, ma non solo lui ovviamente, perché lui raccoglie quello che dice un po' l'esperienza storica, il lavoro teorico, insomma, che la garanzia migliore per così proteggere da una crisi che possa derivare dal momento del debito pubblico, una certa dimensione del debito pubblico, è quello della crescita, perché la cosa è molto semplice, c'è un rapporto fra il numeratore, che è il debito in termini nominali, e il reddito, che anch'esso in termini nominali, e quindi per esempio se si determinasse un processo inflazionistico di una certa consistenza, quello può, come dire, può agevolare molto il rientro del debito pubblico, perché il denominatore si può gonfiare semplicemente per un effetto dell'inflazione, e questo può contribuire a, come dire, a migliorare la situazione del debito pubblico. Però ovviamente questo vuol dire che va bene l'inflazione? No, l'inflazione stessa, se si muove entro certi limiti, può avere pure qualche effetto benefico su altre variabili, però se supera certi limiti, evidentemente anche l'inflazione può suscitare dei grossi problemi. Cioè, la sintesi di questo ragionamento è quello di dire: guardiamo, stiamo attenti a non sottolineare eccessivamente l'importanza di una singola variabile economica, perché purtroppo il sistema economico è fatto in questo modo, che bisogna, per quanto è possibile, insomma, tenere in considerazione una serie di elementi, cioè compongono la situazione di un paese, che possono renderla più o meno precaria, insomma, ecco. E quindi così, insomma, non facciamoci la testa se per caso il debito pubblico italiano adesso in questo momento diventa così, assume dimensioni notevoli, insomma. Oh, fra l'altro, e questo lo aggiungo perché si ricollega a qualche cosa che è emerso pure nel nostro WhatsApp, insomma, che questa situazione di espansione del debito pubblico italiano rispetto al PIL non è solo italiana, insomma, perché ultimamente, insomma, questa situazione si è diffusa in molti paesi europei a causa del Covid, e questa, diciamo così, comunanza di situazione, sia pure, ripeto, con gradualità diversa da paese a paese, può, come dire, incoraggiare un discorso di aggiustamento di questa situazione, che può anche consentire di porre un problema che viene sollevato fra gli esperti, che è quello del possibile annullamento di una parte del debito, insomma, no? Che non riguarderebbe solo l'Italia, naturalmente riguarderebbe una serie di paesi, proprio la parte del debito che è posseduta dalla Banca Centrale Europea, perché ci pensate un momento, insomma, no? Se il debito pubblico posseduto dalla Banca Centrale Europea venisse completamente annullato, voglio dire, che cosa succederebbe? La Banca Centrale Europea perderebbe, diciamo così, questi introiti di interessi, insomma, no?
Però la Banca Centrale Europea non è un'istituzione che deve fare profitti, che può fallire, insomma, no? La Banca Centrale Europea, insomma, ha così certe esigenze di funzionamento, di equilibrio anch'essa, insomma, no? Però, voglio dire, non è la situazione appunto di un privato che, se non viene ripagato il debito, magari fallisce veramente, insomma. Ecco. Quindi, voglio dire, su questo problema del debito pubblico italiano, voglio dire, insomma, non ci allarmiamo troppo, soprattutto se, questo è il punto che volevo riprendere, se riusciamo a rimettere in piedi un processo di sviluppo, perché il problema grosso dell'Italia è stato quello che per sono 20 anni che cresciamo poco come economia nazionale, insomma, no? Perché, ripeto, basta guardare il denominatore, sto prescindendo dall'inflazione, ma una risposta molto più sana sarebbe quella se non tanto aumentano i prezzi, ma se aumenta il PIL, se aumenta il reddito, l'altra componente del denominatore, è chiaro che la situazione può essere molto più, come dire, molto più gestibile, insomma. Ecco, quindi io ritengo che il problema fondamentale dell'Unione italiana sia quello della crescita. Non è un problema semplice, intendiamoci. Però su questo, così, non per spezzare una lancia a favore del governo, però certe affermazioni di Draghi hanno un loro fondamento. Quando lui parla di debito buono, riprende un po' l'idea che ha sottolineato Roberto all'inizio, insomma, cioè che il debito può essere buono o cattivo a seconda di come lo usi. Se tu lo usi per attività che hanno un buon moltiplicatore, quello è un debito dal punto di vista economico, dovremmo qualificare come buono. Quindi così, un'etichetta che sembra un'etichetta etica, ma un'etichetta che ha un forte contenuto economico. E dall'altro, quando dice appunto che la difesa contro il rapporto aumento del debito è quello dello sviluppo, l'ha detto più, forse come l'ho sentito anche voi, insomma, ecco. Poi questo, intendiamoci, è solo, come dire, un piccolo inciso su quello che dice Draghi. Poi ci possono essere molte altre cose che non ci piacciono, va bene, però, ripeto, adesso non volevo portare il discorso sul governo Draghi. Vediamo il discorso dal punto di vista economico generale. Voglio dire, chiudo, che la dimensione del debito pubblico va tenuta d'occhio, ma non più di tanto, insomma. Grazie mille Mario. Ecco, prima di passare, ci sono due domande che sono state scritte nella chat, chiedo poi a Simona semmai di leggerla e poi all'altro amico di leggere la sua domanda, però volevo fare un ragionamento con voi. Parliamo di debito, parliamo di PNRR e di questo mega piano di 220 miliardi a debito. E però se io vado a toccare i vari punti del PNRR, mi sconforto. Perché? 1 miliardo ai borghi italiani. La logica è che vengono dati 20 milioni a ciascuna regione per scegliere un borgo per farlo e dargli 20 milioni, la regione Piemonte ha scelto Stupinigi. Cioè, qual è la logica di buttare su Stupinigi 400 abitanti 20 milioni? Cioè, la logica sarebbe, ma facciamo il borgo trainante, il borgo luce che è icona di tutti i borghi. Quindi avremo un borgo Disneyland e tutti gli altri borghi che guarderanno a questa Disneyland, più altri 250 borghi a cui viene dato 1,6 milioni, ma ci saranno progetti da 500.000, progetti da 2 milioni, cioè qual è la logica a pioggia di questo miliardo? Ma è 1 miliardo. Se poi vado a toccare la nuvola PA,
La nuvola PA è 1,2 miliardi tra roba di sicurezza e roba di concentrazione di dati delle amministrazioni pubbliche in computer sovraistituzionali. È un affare per un soggetto, una cordata. Anzi, c'è una telefonata del MEF a una sua controllata, il poligrafico dello Stato, per dire non intrometterti, la cosa deve andare a team, e c'è un'interrogazione parlamentare e anche una denuncia alla procura. Quindi 1,5 miliardi e fischia, 1,5 miliardi e fischia viene pensato di darlo a un soggetto, diciamo non italiano, team non è italiana, ma con un corrispettivo di, come dire, dietro le spalle di un soggetto americano che pomperà le sue i suoi marchi, cioè le sue royalties dietro questo. Allora, uno pioggia, l'altro vettovagliamento di soggetti stranieri con un rischio di rendita parassitaria, perché questa roba, una volta che la sposti su questa nuvola, non è che puoi la spostare indietro, cioè questo dura per 10 anni, possono fare i prezzi che vogliono, possono rincarare i prezzi che vogliono, cioè una concentrazione immane, e io, i miei dati vengono sparpagliati ovunque, io non so più nulla, perché è stata, come dire, tirata giù la sentinella dei dati personali, per cui l'autorità di fatto non può far nulla, e come avevamo visto ma poi debito buono, il portatore del debito è buono, Draghi, ma meraviglia, ma è debito buono il PNRR? Quando nella parte trasporto vengono tirati fuori dei progetti vecchi, vecchissimi, di impossibile realizzazione, e quando una recente, bellissima inchiesta di Report sul trasporto in Sicilia vede il disastro del trasporto siciliano, ma che però si è dato l'occhiello, la fiora all'occhiello di una alta velocità, quando per andare da Palermo all'altra parte della Sicilia ci si mette 9 ore, in una ridicola situazione di svantaggio. E però si pensa a una Salerno che Reggio Calabria ferroviaria, cioè quella stradale è durata 20 anni, quella ferroviaria, cioè in 20 anni se no fanno il progetto esecutivo. Cioè debito buono, debito cattivo, poi noi parliamo in astratto, ma nel concreto stanno facendo uno sfacelo. O almeno mi è caduta la fiducia in una progettualità di debito buono. Anzi, ho molto sospetto che sia un debito molto cattivo, che blinda il paese e crea una situazione non di sviluppo, perché le imprese italiane sono tagliate fuori da sto circo. Sono tagliate fuori da sto circo del PNRR, perché se uno lo legge, e l'abbiamo letto più volte, poi leggiamo meglio le 2000 pagine esecutive, perché quelle sono abbastanza illeggibili, a parte le 180 pagine di quello fatto a fumetti, un po' più cortese, un po' più leggibile, ma totalmente astratto. Sulla sanità, santa pazienza, la politica del governo è totalmente orientata a una vaccinazione totale, quando c'erano i soldi per mettere in bolla subito, e senza aspettare neanche questo PNRR, potevano fare prima, una sanità che zoppica dal primo gradino, dai 10.000 medici di base che vengono pagati oltre 10.000 euro l'uno, ed è stato il punto veramente di encomio per pochissimi o di disastro per moltissimi, per cui sono morti a casa, abbandonati, e adesso c'è il problema grave degli effetti collaterali, di cui nessuno parla, ma sono tantissimi e gravissimi. Allora, io vado subito. Simona, vuoi intervenire e esporre la tua domanda? Se no, la leggo io. Preferite. Vai, Simona, leggila te. Allora, buonasera a tutti. Sì, io avevo, diciamo, io non sono tecnicamente preparata, non sono un economista, però avevo questa domanda
derivante dalla lettura di un libro di Kate Hayworth che si chiama L'economia della ciambella, che parla praticamente di un modello economico rigenerativo che non implica la crescita, quello diciamo il diktat della crescita infinita, perché si basa appunto sulla teoria dei limiti del pianeta. E quindi diciamo questa ricercatrice inglese che tra le altre cose insegna all'università in Inghilterra, non mi ricordo bene dove, ha appunto scritto questo libro in cui critica proprio i fondamenti del modello economico, dicendo che molte delle disfunzioni sono collegate al fatto che c'è questo diktat della crescita infinita che in un mondo finito, fisicamente finito, crea tantissimi problemi. E mi ponevo la domanda, ma il debito non è una di queste disfunzioni? Nel senso, non è necessario per garantire questa crescita infinita? E se uno volesse ripensare e correggere questa disfunzione, sarebbe possibile? Questa è la domanda che mi ponevo. Grazie mille Simona. È una domanda per Roberto, diciamo, perché in realtà è la sua critica fondamentale, quella della crescita infinita nel debito, perché è funzione del sistema finanziario. A te Roberto. Devi attivare il microfono. Sì, ma credo che tu abbia colto proprio il punto giusto. È ovvio che noi ragioniamo a logica economica data, nel senso che riteniamo come ovvio che l'obiettivo che una collettività si può dare è quello della crescita. Ovviamente nessuno riflette sul fatto che se voglio crescere io, vogliono crescere tutti, e che quindi appunto la crescita diventa di tutti e per tutto il tempo possibile, il che è impossibile appunto. E quindi su questo tuo ragionamento coglie esattamente il punto nodale. Se vogliamo cambiare nella logica, non dobbiamo partire solo dal fatto che la finanza sta trascinandoci in un gorgo di cui non si vede la fine, e quella che si vede è preoccupante. Tra le altre cose, le cose che hanno detto dopo di me sono state tutte molto interessanti e mi fanno ulteriormente preoccupare. Il vero problema è che è dei valori. Il problema dell'ambiente non è un problema di, diciamo, di mettere un obiettivo a fianco a un altro. Il problema è che noi dobbiamo decidere cosa vogliamo per il nostro futuro, qual è il mondo che vogliamo fra tre generazioni, fra quattro generazioni. È quello che dobbiamo immaginare, dopodiché tutto va di conseguenza. E va di conseguenza vuol dire che noi è possibile pure che decidiamo che si debba crescere molto poco dal punto di vista del reddito. Perché? Perché non bisogna crescere tutti, ma bisogna far crescere quelli che stanno più indietro, oppure bisogna far crescere in Africa. Questo è un progetto che non può essere disegnato a tavolino, ma che va condiviso con la società civile. Ma una volta condiviso con la società civile va perseguito sapendo che questo vuol dire cambiare moltissimo. E anche ovviamente la logica dell'indebitamento. Se vuoi la logica dell'indebitamento infinita, e questa era la cosa che mi pareva avessi colto anche nel tuo intervento su WhatsApp, è proprio il fatto che è una logica folle, perché contiene in sé l'idea di uno sviluppo infinito, che tra le altre cose l'indebitamento infinito non riesce a garantire, perché anzi probabilmente lo fa esplodere il sistema. Ma è quella la logica, è un sistema, diciamo, è un progetto sbagliato, un modo sbagliato di arrivare a un obiettivo sbagliato. Ecco, quindi io condivido pienamente quello che hai detto, anzi credo che se, diciamo, vogliamo riflettere bene sull'insegnamento di Caffè, dobbiamo allontanarci anche dall'idea della crescita come unico obiettivo possibile. Ovviamente conosco perfettamente cosa diceva Caffè su questo. Lui era ovviamente favorevole alla crescita, ma chi può non essere contro la crescita? Ma era pure favorevole all'idea che all'inizio di ogni progetto c'è un'idea di convivenza civile. Quindi è quella la cosa su cui dobbiamo riflettere. Quale convivenza civile vogliamo per i nostri figli? E sulla base di quella costruire un percorso che comprenderà una serie di valori
E quindi anche per esempio quello dell'ambiente, quello della, dell'educazione per tutti, dell'educazione, diciamo, nel senso di una buona scuola per tutti, una buona sanità per tutti. Ecco, questo è qualcosa di molto diverso da quello che stiamo vivendo, semplicemente. E quindi avere un momento di utopia, che non significa un progetto astratto, significa ragionare dove vogliamo arrivare. Caffè diceva la Costituzione, sì, la Costituzione è un nostro buon punto di riferimento. Ma bisogna essere più precisi, bisogna andare più nello specifico, e quello dobbiamo farlo tutti insieme, perché non lo può fare l'economista, questa è cosa che può nascere solo dentro la società civile. Grazie, grazie Roberto per queste molto toccanti parole e riflessioni, cioè partire dagli obiettivi, e la Costituzione dà molto chiaramente gli obiettivi. Qualcuno vuole intervenire? Se no, Andrea, vuoi esporre la tua domanda? Sì, grazie. Riuscite a sentirmi? Sì, molto allora, bene. Vai. Ecco, intanto ringrazio per questo incontro. E niente, no, la mia era una riflessione più... sì, io appunto non sono un economista assolutamente, ma il pensiero di Caffè, mi è capitato di leggere appunto, di cercare di leggere dei suoi libri... mi sono molto arricchito, diciamo, quando l'ho fatto. E la riflessione è questa, partendo dalla cosa che ha detto il professor Schiattarella attorno al debito pubblico, che mi sento di condividere al mio piccolo, voglio dire, partendo dalla sua conclusione che il debito pubblico non è un problema, o non è un problema così come viene presentato, con questa analogia con il debito privato, no? Quindi come se lo Stato fosse il buon padre di famiglia che deve ripianare i suoi debiti, però diciamo noi usciamo da almeno 40 anni diciamo di messaggi in questo senso, che alla fine voglio dire hanno aperto brecce all'interno dei partiti di sinistra, all'interno diciamo della società civile, e è molto difficile diciamo convincere le persone che dovrebbero provare a guardare questo problema da un'altra angolazione, da un altro punto di vista, cioè perché in effetti per 40 anni il messaggio è stato quello, insomma, no? Quindi la cosa che mi chiedevo io è come si può cominciare a far riflettere le persone su questi temi, diciamo, no? Me lo ponevo come domanda, è chiaro che non è possibile che esca una risposta, ma magari alcune suggestioni, alcune impressioni, eccetera, perché partendo da, appunto dal discorso del debito pubblico mi rendo conto che è molto, molto difficile riuscire diciamo, a invertire questa idea, insomma, che le persone comuni che ormai hanno assorbito, insomma, ecco. Niente, ti ringrazio moltissimo Andrea, perché puntualizzi una discussione che abbiamo fatto anche in passato particolarmente con Roberto, cioè lo Stato, il debito dello Stato non è la somma dei debiti di tutte le famiglie e lo Stato non è le logiche della gestione del buon padre di famiglia. Questo è un errore tecnico e un abuso di comunicazione, cioè molto spesso si trova effettivamente scritto che il buon padre di famiglia, la famiglia, troppo debito e quant'altro, però come ci ragionavamo con Roberto, ma anche con Mario, lo Stato non è, è molto di più, lui sì che si può indebitare, lui sì che può gestire meglio il debito, lui sì che può nel fallimento del mercato trovare una soluzione. Mi aiutate Mario, Roberto, su questo ragionamento? Mario? Allora, infatti, volevo un po' tornare anche su l'intervento che ha fatto tu, Alfonso, sul PNRR. Allora, facciamo una cosa, Mario. Rispetto alla domanda che ha fatto Andrea, Roberto, vuoi dare due... E poi ritorniamo sul PNRR, il debito buono o cattivo del PNRR. A te, Roberto. Il microfono. Dunque, è il problema dei problemi, quello della comunicazione. È evidente che noi ci troviamo di fronte a interessi che hanno in mano la comunicazione.
bloccare la spesa pubblica vuol dire indebolire il lavoro, creare posizioni deboli del lavoro sul mercato, e quindi vuol dire assegnare ai ceti imprenditoriali un potere enorme nella società. Ovviamente questo significa, questo è un dato che si è sempre verificato, Caffè lo diceva già nel dopoguerra, che non bisognava lasciare al mercato la decisione dei salari, perché la convivenza civile di un paese avanzato non può essere decisa da rapporti di forza sfavorevoli alla gran parte della popolazione. Quindi è evidente che cosa c'è dietro questo. È difficilissimo, una battaglia difficilissima, perché gli interessi contro cui combatti sono enormi, sono interessi sociali e anche negli ultimi 30-40 anni interessi internazionali. Questo è il modello dell'impero americano, e quindi la cultura che noi viviamo è quella della cultura dell'impero americano. Ci sono interessi, come dire, noi possiamo solo essere testimoni del fatto che un altro mondo è possibile, un'altra cultura è possibile. Grazie, grazie Roberto. A te Mario, se vuoi su questo tema intervenire tu, Dino, un secondo? Non so, ma no, mi attaccavo a questo faccio, diceva prima Mattarollo, è un messaggio che noi abbiamo da 40 anni che abbiamo il problema del debito pubblico. Ma siccome appunto non è vero che noi abbiamo il problema del debito pubblico, non è vero che esista un problema del debito pubblico in sé, insomma, poi è chiaro, se spendi male avrai un problema di tenuta sociale, no? Ma noi siamo stati abituati a pensare sistematicamente che il debito sia un problema, perché questo ci rende sudditi di quelli che finanziano il debito. Questo è il vero problema, cioè continuamente ci viene detto che noi abbiamo un debito pubblico che non finisce mai, adesso ci stiamo aggiungendo altri 120 miliardi di debito con il PNRR, gli altri sono sovvenzioni, quindi, ma perché l'obiettivo è semplicemente quello di avere la possibilità di imporre dei comportamenti di assuefazione sociale al bisogno di altri nel momento in cui si scatena la corsa a dire adesso dobbiamo indebitarci. Siccome dobbiamo indebitarci, chi decide se noi possiamo indebitarci o meno non sono quelli che hanno le leve del potere politico, ma sono quelli che hanno le leve del potere finanziario, noi dobbiamo fare quello che dicono loro. Le famose riforme che ogni poco, io da quando ero piccolo sento parlare delle riforme. Le riforme degli anni 70 sono state delle riforme, a mio avviso, ancora per certi versi utili. Le stiamo smontando pezzo a pezzo proprio perché stiamo cercando di fare quello che diceva Schiattarella, cioè di indebolire la parte, diciamo, che produce lavoro, no? Per aumentare la forza della parte che produce debito. E questo, nella prospettiva, ci rende sempre più deboli rispetto a delle scelte di carattere politico. Io non so quanti di voi hanno letto o leggeranno il resoconto della commissione banche, no? Credo non sia ancora stato pubblicato, quindi non ne posso parlare in maniera dettagliata, ma è a mio avviso un modo dove anche lì il Parlamento che cosa ha fatto? Si è supinamente schierato sulle esigenze del MEF, chiamiamolo, cioè la vera componente politica forte del nostro paese è il MEF, cioè è il gestore del debito, il quale naturalmente trasferisce all'organismo politico il suo fabbisogno di stare all'interno di un mercato dove quando emette i titoli bisogna che qualcuno li sottoscriva. E siccome qualcuno li sottoscrive in funzione del fatto che le cose che accadono all'interno di quel paese dove viene prodotto il debito, e quindi dove vengono sottoscritte, debbono andare in un certo modo e non in un altro, no? Noi tutti i giorni ci sentiamo dire continuamente, da qualunque pubblicità, da qualunque telegiornale, da qualunque talk show, che abbiamo il problema del debito pubblico. Mentre invece, appunto, come ci ha fatto vedere poco fa Enrico D'Elia, ma l'avevo accennato io poco prima, il problema degli olandesi, piuttosto che degli inglesi, piuttosto che dei giapponesi, è enormemente più grande, perché il debito privato può effettivamente rappresentare un pericolo enorme, mentre il debito pubblico non lo è in generale, perché si può
gestire con logica. Mentre noi viviamo in questa cultura imposta continuamente, sistematicamente, ad ogni piesso spinto, per cui siamo vittime di noi stessi perché non correggiamo il debito pubblico, come se correggere il debito pubblico non fosse una funzione di quello che diceva Schiattarella prima a proposito dei moltiplicatori, perché vai a vedere quelli, non vai a vedere la quantità del debito, no? Perché da questo punto di vista il debito privato, e in particolare il finanziatore del debito, no? Non ha quelle esigenze, non è un produttore di moltiplicatori da questo punto di vista, perché è un consumatore di risorse. Un consumatore di risorse che nel nostro caso sono essenzialmente le risorse che stanno in chi produce lavoro. E noi stiamo perdendo forza sotto questo profilo, abbiamo appunto stipendi più bassi, redditi più bassi di quelli che sarebbe forse giusto avere, perché siamo continuamente soggiogati e ricattati da questo discorso del debito pubblico, che serve solo ed esclusivamente a fare in modo che noi non si possa fare altro che sottostare ai diktat di quelli che finanziano il nostro debito. Mi fermo qui. Grazie, grazie Dino. Ecco, prima di passare la palla a Mario, tocca fare anche una testimonianza storica. Io ricordo che Federico Caffè era molto preoccupato dal divorzio Banca d'Italia MEF, come si chiamava allora, e soprattutto nel cambiamento della modalità di collocamento del debito italiano, che prima avveniva con un'asta vera di centinaia, di parecchi operatori che facevano un'offerta, e a questo punto in questa offerta competitiva veniva assegnato un debito, quindi una sorta di sistema calmiere degli interessi, rispetto alla riforma che ha condotto a una serie di pochi, meno di una ventina ora, di soggetti che fanno man bassa del debito, fanno una sorta di manfrina di asta in cui si collocano nella forbice alta. Questo poi correlato a questo debito ha una emissione di derivati che ha taroccato a suo tempo il bilancio italiano per entrare nella moneta unica, di cui Draghi fu, quando era direttore generale del Tesoro, firmatario, il famoso Draghi Derivative, di cui non abbiamo conoscenza perché di fatto segretato, pure non essendo stato posto un segreto nazionale, un segreto di Stato, ma di fatto noi non conosciamo le condizioni di quel derivato che nella sua genia poi ha prodotto una configurazione di derivati su 160 miliardi che ha generato negli anni oltre 50 miliardi di interessi. Quindi in realtà il costo del debito, dato che gli attori di questo e controparti sono quasi tutte le collocatrici del debito italiano, hanno avuto un extragettito di redditualità a loro sempre favorevole, pur nelle varie rimodulazioni di questi derivati, anche con cose astruse, cioè adesso non voglio entrare nel dettaglio, però questi sono stati ventilati come derivati di copertura, ma questi hanno sistematicamente fallito nella loro copertura. Quindi una cosa scellerata, ma non siamo così ingenui da non capire che la cosa era stata fatta ad hoc per una extra remunerazione per quelli che sono destinatari della piccola cerchia dei collocatori del debito italiano. Ecco, mi sembrava utile fare questa testimonianza storica, e Caffè era molto preoccupato da questa moltiplicazione del debito attraverso questo semplice cambiamento della modalità di collocamento. A te Mario. No, devi accendere il microfono. Perfetto. Pronto, sì. Sì. No, due punti. Uno, poi per tornare sul discorso del PNR, ma su questo discorso del debito pubblico. È chiaro che c'è questa ostilità ideologica contro il debito pubblico che però, come dire, va sempre quella collocata all'interno del dibattito politico. Guardate un po' quello che è successo anche durante la pandemia. Gli esponenti
del mondo rappresentativo, un po' degli interessi dominanti in Italia, soprattutto al centrodestra, era la parte che nella fase critica, insomma, pensiamo ad esempio alla parte riguardante al problema riguardante i ristori, insomma, ricorderete benissimo, insomma, che in quella fase loro insistevano molto per alzare i ristori più possibile, ristoranti, bar, partite IVA e quant'altro, le imprese, e normalmente il ristori significava debito pubblico, non è che significava qualche altra cosa, insomma, no? Però allo stesso, quindi per dire che poi quando vai nel contesto così specifico, insomma, no? E poi le contraddizioni nelle posizioni emerge in maniera clamorosa. Ma qual è la preoccupazione forte rispetto al debito pubblico di queste forze? È che se si vuole affrontare il problema del debito pubblico in maniera seria, è chiaro che uno dei rimedi per ridurre il debito pubblico sarebbe pure quello di ricorrere, oltre che a un pezzetto di inflazione, dove è possibile, anche all'annullamento del debito, anche un po' all'imposizione fiscale, insomma. L'imposizione fiscale porta inevitabilmente, se vuoi appunto affrontare seriamente il problema del debito pubblico, a pensare a qualche imposta di tipo patrimoniale, per esempio, insomma, no? E allora ecco qui che si scatenano, come dire, lupi e lupetti e quant'altro, insomma, per urlare contro l'imposizione patrimoniale, insomma, no? E delude molto, insomma, l'incapacità della sinistra di difendere anche piccoli provvedimenti di imposizione patrimoniale che, come dimostrano i sondaggi, sembra anche accettare l'opinione pubblica, insomma, no? Pare se stesse un sondaggio su una piccola imposta patrimoniale che vedeva il favore del 60% della popolazione, quindi proprio... Come? No, poi quando hai finito poi... Per dire, insomma, no? Che così, che uno deve avere pure coraggio, insomma, no? nel sostenere certe posizioni. Però grattagratta, quando dicono debito pubblico eccessivo, cioè, grattagratta, al fondo riemerge il problema della cultura del pareggio di bilancio, insomma, no? Che la cultura del pareggio di bilancio, qui abbiamo dovuto fare i conti nella storia. Tenere presente che il discorso del pareggio di bilancio, finché non è arrivato Keynes, era un discorso che ha paralizzato per vari anni anche Roosevelt. Roosevelt, grande riformista, insomma, no? All'inizio del suo mandato, e lui era pure lui impagnato nel dilemma se aumentare il debito pubblico, e anche lì c'era l'ultima minata, era quella che il bilancio dello Stato dovesse essere in pareggio, insomma, no? Per cui solo successivamente, insomma, si è un po' liberato da questo dogma e così aperto un po' con la Tennessee Valley Authority di altri provvedimenti, insomma, no? Però l'idea del pensiero così tradizionale sarebbe quello del pareggio di bilancio. E poi ricordate quello che è successo pure col pareggio di bilancio nella nostra Costituzione, insomma, no? Che è stata inserita in una forma, come dire, un po' attenuata, insomma, si parla non del pareggio di bilancio in senso stretto, ma ci vuole l'equilibrio di bilancio, cioè era un po' così un eufemismo per evitare proprio la formulazione drastica, insomma, no? Questo è il punto, insomma. Il pareggio di bilancio, quello è chiaro che Keynes, la cultura keynesiana l'ha smantellato. E lì dobbiamo avere pure il coraggio, e qui mi ricollego poi al secondo punto che ha sollevato Alfonso, insomma. C'è poi da fare che dipende dagli obiettivi che tu vuoi raggiungere. Nel caso in cui tu si trovi in una situazione di disoccupazione anche diffusa, insomma, no? Keynes non a caso lancia la provocazione pure di scavare le buche, insomma, no? Nel senso che se
Il problema è quello della situazione, quello è il problema che tu devi dare del potere d'acquisto in circolazione. Allora c'hai pure, come dire, c'è pure l'idea che fa scavare buche e farle ricoprire un po' da un po' di lavoratori, può essere pure quello il marchingegno per rimettere in movimento il sistema economico. È chiaro pure che essa aveva chiaramente in mente che se puoi fare una spesa pubblica meglio utilizzata, certamente mica era scemo, insomma, no? Però a fine della logica economica di tipo keynesiano, anche una spesa pubblica può sembrare scriteriata, può in certi contesti avere una sua funzione. Qui venga un po' il discorso di Alfonso, insomma. Io sinceramente non ho fatto come ha fatto lui, quindi mi tolgo tanto il cappello per andare a vedere i vari capitoli del PNRR. Però voglio dire, io credo che non riesco a immaginare che tutta la costruzione del PNRR sia così scriteriata, insomma, no? Io credo che all'interno del PNR ci sia la logica, poi che è quella che così che ha contraddistinto pure il tipo di cultura che hanno seminato anche i bocconiani, insomma, no? Che va un po' nella direzione quella del debito buono, cioè qual è l'idea? Quella di comunque cercare di galvanizzare, di sostenere almeno parte dell'economia italiana che va molto bene, che è pure in grado di reggere la concorrenza internazionale e quindi creare delle condizioni di, come dire, di sviluppo, insomma, che possa pure tollerare anche qualche cosa del tipo di quello che diceva Alfonso. Io francamente adesso non mi sento di adesso di entrare nel merito se dare i soldi a Stupinici e non agli altri borghi sia la scelta migliore, perché il discorso sarebbe molto complicato, perché bisognerebbe immaginare in termini rigorosi analisi costi e benefici e tutti quanti i vari progetti possibili che stanno sul tappeto. Quindi non so se Stupinici ha un potenziale moltiplicativo immediato forse più elevato di quello di altri borghi, questo francamente non lo so. Il fatto di avvantaggiare team, non lo so, probabilmente quello che dice Alfonso è verissimo, insomma. Però voglio dire che non credo che il complesso del piano, poi sappiamo che ci sono dei problemi delle istituzioni italiane che sono in gran parte carenti in fase per la fase di progettazione, di spesa e quant'altro, insomma, no? Ma lì tutto quanto questa è pure una sferzata un po' a queste istituzioni, perché si devono da fare, insomma. Quindi non è che stiamo in un mondo perfetto per cui dai questi soldi e il giorno dopo sono spesi. Sarebbe bello illusorio avere una cosa del genere, insomma, no? Ci sono, mi ricordo uno dei primi saggi che Caffè fece fare a Nicola Cocella, che era il mio contemporaneo allievo di Caffè, gli intervalli temporali nell'azione economica pubblica. Cioè, vi do a Cocella a fare appunto la ricerca su quelle che potranno essere, per esempio, gli intervalli temporali, perché farà il momento decisorio e il momento poi della non solo dell'effettuazione, ma poi della realizzazione, poi quello della manifestazione degli effetti della spesa pubblica. È chiaro, cioè, essere un intervallo che va ridotto il più possibile, evidentemente, insomma. Però questo fa parte un po' della realtà con cui abbiamo a che fare, una realtà piena di imperfezioni, insomma. Ecco, quindi non immagino che questa pioggia di miliardi sia tutta, come dire, prontamente utilizzabile rapidamente nel modo migliore. Magari fosse così, però appunto, nel complesso immagino che un effetto trascinante lo possa avere. Quando abbiamo adottato il piano Marshall, non è che la situazione delle nostre istituzioni fosse migliore, però il piano, quella pioggia di miliardi del piano Marshall è servito in qualche misura a creare poi le condizioni per quello che poi è stato il periodo, uno dei periodi migliori dal punto di vista della crescita economica del paese, insomma, no? Perché voglio dire,
quando metti in giro un buon flusso di soldi, poi qualche effetto ne esce fuori. Quindi, ripeto, questo significa che se tutto va bene, manco per niente, ma però appunto vorrei, come dire, non... No, beh, non indugio, però... c'è una retorica della fiducia, abbiamo passione, tutti sono fiduciosi e passionali su questo PNRR. Poi lo vai a leggere e la delusione è tanta. Cioè, quindi c'è una metrica epidermica e anche, come dire, molto pubblicizzata, forza, facciamo. Ma poi vai a vedere, viene fatto male, proprio con logiche strane. Sono tipicamente le logiche McKinsey. Le logiche McKinsey che hanno rovinato le banche, di cui abbiamo parlato spesso e disvolentieri con Dino Crivellari. Sono McKinsey, la più grande società di consulenza, che è stata probabilmente... perché si legge nel traliccio di questa roba qua, che è il frutto delle loro slide. E questi vanno a farti, a brutalizzarti le banche nel retail e negli ambienti. E vanno a moltiplicare, hanno distrutto un sistema bancario efficiente di storie. Poi, adesso non voglio deviare, però è debito. E ho il grande problema che sia una cosa che non porterà molto frutto. Vuoi intervenire, Dino? No, ma ho solo una battuta sulla patrimoniale. Sì, forse molta gente era disposta favorevolmente verso la patrimoniale anche perché non l'avrebbe mai pagata. Quindi, ma... però anche lì io ci ho visto una miopia dal punto di vista politico, perché è molto più, a meno che uno non faccia l'operazione di Amato, quella sui conti correnti, per cui a un certo punto tassi quello che c'è e ti porti a casa un po' di soldi, che è un'operazione diciamo, antipatica, però in una situazione di emergenza è anche sostenibile. No, a mio avviso invece il ragionamento va fatto sul reddito, cioè sull'imposizione sul reddito. Imposizione sul reddito che, a mio avviso, non è adeguata proprio per cercare di rimettere in piedi degli equilibri distributivi nel reddito stesso. Parlo assolutamente contro il mio interesse, però a mio avviso sarebbe stato più opportuno andare a ritoccare verso l'alto le aliquote massime in maniera tale da, spostando oltretutto in termini proprio di scaglioni, no? Per colpire i redditi più elevati, piuttosto che andare a cercare di dare l'elemosina a quelli che tanto già pagano poco, non pagano nulla, ma che non creano un flusso in diminuzione. Siamo sempre, purtroppo, a mio avviso, nell'ambito della ricerca del consenso, del fatto che valgono più le cose che si riescono a dire, si possono dire in televisione, piuttosto che quelle che possono nascere da un'osservazione tecnico-economica più seria. Questo di carattere generale. Poi sul PNRR io non ho l'approfondimento che non ho fatto gli approfondimenti che ha fatto Alfonso, quindi non mi sento in grado di dare dei ragionamenti. Faccio però un ragionamento di fondo. Sto per dire una cosa di cui mi vergogno nel momento in cui la dico, e cioè che magari ci fosse il neoliberismo. Cioè, noi non siamo in queste condizioni. Quando parliamo di neoliberismo, la logica del mercato che si autoregola, no? Noi non siamo in un mercato che si autoregola, semplicemente perché non c'è mercato. Perché abbiamo soltanto dei soggetti potentissimi che decidono direttamente cosa fare e cosa non fare, e quindi manca il mercato. Normalmente, di fronte a questi soggetti potentissimi, dovrebbero esserci degli organi politici altrettanto potenti che riescono a contrastare gli interessi eccessivi o l'eccesso di concentrazione di ricchezza dei potenti. Meglio se ci fosse un mercato dove tutti possano agire, ripeto, è contrario ai miei principi, quindi, ma se magari appunto quando si fanno le aste del debito pubblico non ci fossero i 20 partner inchiodati che sono sempre gli stessi e che poi decidono quello che vogliono, ma ci fossero tutti, no? Può darsi che
l'andamento della redditività del nostro debito pubblico, del costo del nostro debito pubblico potrebbe migliorare. Cioè, ma la mia preoccupazione fondamentale è una: siamo di fronte al fatto che abbiamo un potere enorme da parte di pochissimi soggetti al mondo che non è contrastato dalla capacità politica di coloro che non possono contrastarlo, e quindi ripeto, ma chiudo, perché sono i primi prenditori dei loro finanziamenti. Quindi il circuito si chiude su questo e alla fine decidono sempre quelli che hanno bisogno del debito per poter continuare a guadagnare. E gli altri guadagnano sull'intermediazione, comprese le banche, che fanno ormai essenzialmente intermediazione per l'allocazione delle quote dei fondi, ma non fanno più il loro mestiere. No, credo rapidamente su questo, quando io fuori della primaniale non è che escludo quello che dice Dino di intervento sull'imposta sul reddito, però forse gli amici se lo ricordano, nel momento iniziale della pandemia io mi rendevo conto che io, stando molto a casa, risparmiavo parecchio, e già allora ho detto di fare qualche cosa di quello che ha pensato di fare Draghi recentemente, quella di, come dire, di cercare di togliere qualche cosa ai ceti più che hanno redditi più elevati a vantaggio della comunità nel suo complesso, insomma, no? Quindi quando dico imposta patrimoniale intendo dire un'imposta, una tassazione che si ponga pure un problema di maggiore giustizia sociale, insomma, no? Ma lì il discorso patrimoniale si ricollega pure a quel piccolo tentativo che ha fatto Draghi recentemente, quello di bloccare temporaneamente la riduzione delle imposte per la fascia di reddito più elevata. Avete visto, pure lì c'è stato così, c'è una sollevazione del centrodestra che ha bloccato tutto, insomma, no? Quindi lì tocchiamo un problema chiaramente politico molto, molto serio, insomma, no? E la questione che dicevi delle multinazionali, qui c'è Roberto che non so se sorrideva, ma insomma, sul discorso così dei poteri forti nel mondo, insomma, qui per quanto mi riguarda e quanto riguarda Roberto, insomma, sono decenni che abbiamo cominciato a interessare, forse Roberto è stato addirittura più pioniere di me in quel campo, insomma, così a mettere il dito sulla piaga, quelli che sono i poteri che contano all'interno del sistema economico del cosiddetto mercato, insomma. Quindi su quello sfondi una porta aperta, insomma, ecco, quindi. Ok. Questione della fiducia, non vorrei dare l'impressione che non c'è nessuna simpatia per il mondo di impostazione di Giavazzi, insomma, no? Cioè, quello che spero che perlomeno quel tipo di stimolo, insomma, che anche i bocconeri vogliono dare al sistema economico italiano si possa realizzare, però non è il modello di politica economica che ho in mente io, sia chiaro questo, non vorrei assolutamente dare l'impressione che sia contento dell'accoppiata Draghi-Giavazzi. Anche pubblicamente ho preso contro il peso eccessivo di Bocconi all'interno del governo Draghi, quindi per carità, insomma, ecco, quindi. Grazie, Mario. Mi indirizzerei verso le chiusure, un giro veloce di chiusure. A te, Dino. Beh, io ho chiuso, francamente, ho parlato pure troppo. No, una battuta, dico. Gramscianamente sono degli intellettuali organici quelli dei bocconiani rispetto al sistema, quindi, non li levi da lì, insomma. Bella la battuta, Roberto. Una tua battuta? No, devi attivare il microfono. Evidentemente noi non siamo capaci di essere altrettanto bene intellettuali organici, o forse non lo so. Ormai siamo, come dire, delle schegge impazzite che possono dialogare con loro. Noi siamo ordinari, cioè quelli che contano poco. Siamo esatto. Noi siamo ordinari, cioè quelli che contano poco. Mi piace moltissimo come definizione. Nel senso che contiamo poco pure noi. Sì, mi piace moltissimo. Diciamo che spesso hanno ragione a volte.
Oh, cari amici, è stato un esperimento molto proficuo, secondo me, con poca partecipazione in questo momento di pubblico, ma probabilmente con visioni sulla registrazione che abbiamo effettuato. Un caro saluto e alle prossime puntate, e contribuite tutti a un dialogo nella nostra chat di WhatsApp. Un grazie. Saluto a tutti, a grazie Roberto. Ciao Mario, ciao Enrico. Ciao a tutti, ciao. Ciao, ciao.